Ciao a tutti, come state? Oggi vi volevo portare un video prime impressioni perché ho messo in uso dei prodottini nuovi e ve ne vorrei parlare così a caldo. Qualcuno l'ho utilizzato un po' di più, qualcuno l'ho utilizzato un po' di meno, però vi volevo così fare un video chiacchiericcio e mostrarvi quello che ho messo in utilizzo di nuovo. E allora parto da due sie di viso. Ho messo in utilizzo questi due sieri qui. Questo di Garnier, questo molto chiacchierato, è il Garnier Vitamin C, quindi è un siero in crema. È un siero che contiene il siero in vitamina C e una crema idratante con SPF 25 per pelli spente e non uniformi. Questo è un siero da 50 ml e questo è uno di quei prodotti che vi mostrerò che ho provato di più e vi dirò che onestamente non mi sta piacendo. Questo è il siero, profumazione buonissima, consistenza proprio cremosa e fa una leggerissima scia bianca che si assorbe subito. Profumazione buonissima, non mi sta piacendo perché lo trovo pesante sulla mia pelle. Lo trovo un prodotto che non si assorbe facilmente, mi lascia il viso lucido e quindi non mi sta piacendo particolarmente. Adesso gli darò ancora qualche chance perché comunque ne parlano tutti bene, io gli darò ancora qualche chance e poi vedremo, insomma. Per il momento, per me è un flop, mi lascia il viso lucido, non si assorbe facilmente, non vorrei che fosse troppo pesante per me, però ne ho sentito parlare praticamente solo bene, in quanto addirittura dicevano che è una perfetta, base trucco, per me no. Vedremo. Mi spiace molto perché l'idea che appunto c'era il siero alla vitamina C più la protezione solare, anche se minima, però adatta per tutti i giorni, comunque mi ingolosiva molto, però non è un prodottino che mi sta piacendo al momento. Vedremo. Intanto comunque continuerò col suo utilizzo, gli darò ancora sicuramente qualche opportunità. Un siero come questo lo utilizzo da pochissimo, è questo siero qui alla vitamina C, è un siero concentrato. Vitamina C al 330 grammi, milligrammi, più AHA Complex, illuminante protettivo, questi sono 30 ml, questo è un siero in crema, questa è la confezione interna, packaging in vetro, tra l'altro era in plastica, di Clinians, e questa è la sua consistenza, non c'è niente. Consistenza in crema, una crema però più fluida rispetto all'altra. Qui la profumazione è abbastanza neutra. Questo mi sta piacendo. L'ho messo in utilizzo per il momento alla mattina perché alla sera ne sto finendo un altro di al verde. Scusate la luce, ma sto provando a registrare con la luce naturale e ho visto che la ring light non funziona più e quindi questa è la luce che ho al momento. Vedrò poi di cambiare la ring light, insomma. E mi sta piacendo molto. È un siero concentrato di Clinians. Io penso che questa sia una novità di quest'anno, però non vi vorrei dire una cavolata. Per il momento mi sta piacendo. Qui c'è appunto che ha un'azione illuminante, ravviva il colorito e aumenta la naturale radiosità della cute. Texture leggera e setosa, a rapido assorbimento, vero, si fonde sulla pelle risultando impalpabile. È vero, questo mi piace come risultato sulla pelle, mi piace appunto anche alla mattina. Poi, rimaniamo sul viso, ho messo in uso questo contorno occhi di Neutro Robbers, acqua alle rose, e questo contorno occhi qui. È un pottio da 15 ml, packaging fantastico, il cartone fuori, la confezione fuori è in cartone. 15 ml, qui c'è contorno occhi anti-rughe, anti-borse e anti-occhiaie. È una cremina,
e che non fa per niente scia bianca sulla pelle. Profumazione buonissima, della classica del contorno, la classica della linea Neutro Lovers. Mamma mia, che brutta luce che c'è. Se faccio così è meglio, se faccio così è peggio, va bene. Vediamo un po'. Devo stare così? Ottimo, è un ottimo contorno occhi che si sente, quindi lo sto utilizzando soprattutto alla sera. E l'unica cosa, bisogna stare attenti a non andare troppo vicino agli occhi, perché la profumazione a me, almeno al momento, mi dà fastidio agli occhi, mi fa lacrimare agli occhi, quindi comunque trovo che abbia una profumazione che si sente, che si avverte, ha una consistenza abbastanza spessa, quindi comunque è buono, fa il suo, però non devo andare propriamente molto vicino agli occhi, devo stare proprio sul contorno occhi e starci un po' attenta per questo. Quindi mi sta piacendo. Con questa piccola accortezza, questo anche lui lo sto utilizzando da qualche giorno, quindi comunque ho cominciato a farmi un'idea un pochettino più precisa e quindi per il momento vi dico sì, un buon prodotto con l'accortezza degli occhi. Un altro prodottino che ho messo in utilizzo da poco è questo labello qui. Questo è il labello vegan. Mi sembra di quelli nuovi, hanno fatto questo qui all'olio di semi di canapa e poi quello all'acai forse. Questo è il colore, ovviamente è lucido sulle labbra, non colora assolutamente. Mi sta piacendo, ha una buonissima profumazione e delicata è molto confortevole, molto liscio, si stende molto bene e volentieri sulle labbra e rimane per diverso tempo. Buono, un buon prodotto, anche lui mi sta piacendo. Ho messo in utilizzo questo perché ho finito un altro labello della linea Classic, quello classico però delle Barbie, che aveva fatto in collaborazione con Barbie, e quindi ho voluto provare lui visto che ce l'avevo nelle scorte. E tra l'altro ho anche in utilizzo un dolcilabbra di Alchemilla e quindi sto alternando questi due prodottini. Mi è caduto. Poi passiamo al corpo. No, anzi, vi mostro un prodottino capelli e poi passiamo al corpo. Prodottino capelli novità è questo balsamo in mousse di Pantene che ho provato solo una volta, ma di cui mi sono follemente innamorata, mi è piaciuto tantissimo. Qui dice che dona un nutrimento leggero senza appesantire per capelli grassi e danneggiati. È una vera e propria mousse, bellissima, pannosissima. Questi sono 140 ml, dureranno una vita. Che vi dico, ho messo in uso adesso con i capelli corti perché avevo paura che sugli altri capelli, quando avevo i capelli più lunghi, non performasse. Invece mi sbagliavo perché comunque è un balsamo che districa benissimo e fa bene il suo lavoro, ottimo, buonissimo. Pantene comunque non mi delude mai, mi sto trovando bene con tutto quello che sto provando di Pantene. Questo è vero che sono pochi ml perché sono 140, però quando i prodotti sono in mousse durano una vita, quindi sicuramente durerà tantissimo. Poi, passiamo al corpo, vi mostro un bagno schiuma come si utilizza da pochissimo, che è carinissimo. Questo è un bagno schiuma di Winnis Natural, è un mousse doccia ed è al tè verde e betulla ed è ipoallergenico, testato sulle pelli sensibili, testato sul nickel, cobalto e cromo. È certificato, no? È vegano, ok, e 250 ml. La cosa carinissima è il packaging, viene spruzzato a mo' di detersivo e rilascia una mousse che non è una mousse molto pannosa, però è comunque non è neanche liquido, ecco, è una semi mousse diciamo, che detterge benissimo, fa una buonissima schiuma questa mousse.
e quindi questo prodotto è davvero carino, profumazione top. L'ho provato anche per lavarmi le mani, infatti ero indecisa se metterlo in doccia o metterlo sul lavandino come detergente mani, perché secondo me farebbe la sua figura anche lì. Carino, carino e un buon prodotto. Provato ancora poco, però diciamo che un bagno schiuma quando lo provi una o due volte ti fa un'idea, è quella insomma. Comunque è delicato sulla pelle, fa una buona schiuma, è un bagno schiuma alla fine. La particolarità è il packaging. Poi passiamo a uno scrub. Questo è uno scrub corpo di Yves Rocher di un'edizione limitata. My Kiss, no, My Kiwi Kiss, sono 150 ml ed è un'edizione limitata della primavera di anno scorso, quindi 2021. L'ho utilizzato un paio di volte. Gli scrub di Rocher sono diventati i miei scrub corpo preferiti. Chi più chi meno, comunque, chi scrub un po' di più, chi scrub un po' di meno, a me piace molto come fanno il loro lavoro. Con il 95% di ingredienti di origine naturali, questo ha una profumazione fruttata, appunto a base di kiwi, sì, però è una profumazione fruttata e mi sta piacendo molto. Questo è uno di quelli che scrubba un pochettino di più. Allora, non hanno un costo basso perché diciamo che siamo intorno ai 7 euro per gli scrub di Rocher. Poi magari possono costare 7,95, 5,95, forse qualcuno arriva a costare anche 10, 10,90, non so, mi ricordo benissimo. Mettiamo che siamo intorno ai 7 euro più o meno come costo. Non è un costo basso per 150 ml. Ma a me i 150 ml di questo tipologia di prodotto mi durano tantissimo. E poi mi piace come si comportano sulla pelle. Scrubbano bene, sono delicati, alcuni hanno, cioè hai la scelta, quindi alcuni hanno i granuli un pochino più spessi, quindi scrubbano di più. Alcuni scrubbano magari leggermente meno perché sono un po' più delicati e magari hanno anche consistenze diverse. Ad esempio c'è quello della linea Almonoi, che ha la consistenza in olio gel, quindi a contatto con l'acqua si trasforma in latte e quindi dipende un po' anche da quello che ricercate. A me piacciono tutti e gli scrub corpo di Yves Rocher sono diventati i miei preferiti. Ovviamente in scorta oltre a quelli di Yves Rocher, perché oltre a questo ne ho altri. Ne ho altri perché comunque mi piace cambiare, mi piace provare tantissimi prodotti, tantissime marche e mi piace cambiare sempre, ma uno di qualsiasi linea sia di Yves Rocher, delle mie scorte ce l'ho sempre. E poi l'ultimo prodotto che vi mostro, prodotto novità per me ovviamente, è una crema corpo. In questo caso parliamo di Erbolario. Questa è la crema corpo della linea Rosa Purpurea, che io ho in una mini size da 75 ml perché ho comprato la pochette in edizione limitata, dove all'interno c'era la crema corpo e il bagno schiuma e la pochette ovviamente da 75 ml. Io adoro la profumazione di rosa. Qui dice che è una crema corpo profumata con estratto e acqua distillata di rosa gallica. In formula troviamo anche il burro di cacao che è vellutante e il burro di karité nutriente con 12 mesi di PAO. Sarò sincera, questa profumazione di rosa non è tantissimo nelle mie corde. Io amo la rosa dove si sente molto la rosa. Questa è una rosa molto talcata e di conseguenza si sente molto appunto, cioè la profumazione di rosa è un po' diversa perché è una rosa talcata e si sente il fondo di talco, però comunque il prodotto non è male. È una crema corpo adatta a questo periodo di transizione dal caldo freddo al caldo, perché comunque qui dice appunto con olio di con burro di karité e burro di cacao. Io la trovo una crema corpo abbastanza leggera. È una crema corpo che fa un po' di scia bianca, che comunque ti permette di massaggiare il prodotto che si assorbe relativamente in poco tempo.
È un prodotto senza arte né parte per il momento. L'ho utilizzata un paio di volte e sì, lo utilizzerò forse altre 4, 5, 6 volte, insomma, altre poche volte poi finirò. La finirò e non penso che la ricomperò. Adesso il bagnoschiuma non l'ho ancora messo in utilizzo, lo metterò in utilizzo tra poco e vedremo. Comunque sì, è un prodottino che sto utilizzando abbastanza volentieri, ma che sicuramente non andrei a ricomprare e sicuramente ad oggi non penso che vorrò provare altro di questa linea. Io amo Herbolario, mi piace tantissimo come marca, ma niente, questa linea non fa per me. E basta, questo è quello che avevo come novità da mostrarvi. Qualche prodottino così, dove magari ho cominciato a farmi una mezza idea. E adesso rimetto tutto nel mio mitico cestino che adesso vi faccio vedere, vi ho fatto vedere nel video scorso. Che ho comprato apposta per fare i video, tra l'altro. E basta, fatemi sapere se voi conoscete questi prodotti, cosa ne pensate. Oh, che brutta luce. Vabbè, dai, è finito il video comunque, vediamo. C'è una bella differenza. Cosa ne pensate? Soprattutto di questo. Datemi qualche dritta per poterlo utilizzare al meglio, perché mi dispiace non poterlo utilizzare così. Al limite lo utilizzerò proprio per il décolleté e come per utilizzare l'SPF. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, a me farebbe molto piacere. Vi aspetto nei commenti se avete provato questi prodottini. Fatemi sapere anche se avete provato il siero di questa linea. Quindi non il siero più crema, ma il siero, quello che ha la niacinamide. Molto bene sto giro. E di quello sarei curiosa. L'altro giorno sono andata a fare spesa all'Iper, la grande I, dove ho trovato questo e ho trovato l'acqua micellare di questa linea, ma non ho trovato quel siero lì. Adesso vedo se magari lo trovo da Tigotà. Settimana prossima vado a fare la spesa di detersivi e di qualche cosa, insomma, che mi serve in casa. Quindi vedo se lo trovo da Tigotà, se no lo ordinerò su Amazon perché sono molto curiosa e quindi quello sicuramente lo voglio provare. Fatemi sapere se voi l'avete già provato. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!